serata TG2 insieme. È un artista lombardo che sta diventando famosissimo, Antonio Pretoretti, che l'abbiamo visto su una tipologia specifica, il bianco lombardo, che è una cosa che gli sta dando grosse soddisfazioni, tra l'altro, di mercato. Ecco, questa, la cosa incredibile è che lui non fa paesaggio, lui fa informale. Quindi da questo informale esce... Io ti chiederò ovviamente che cos'è informale, che significa. Cioè lui fa astratto. E da questo astratto esce il paesaggio. Informale, semplificando, è proprio senza forma. Quindi senza il colore che prende il sopravvento sulla forma. E però comunque è un paesaggio. In qualche modo. E risulta un paesaggio. Vediamo se questo. Bianco Lombardo, una serie di opere che sta avendo un grosso successo. Rappresentano un paesaggio molto tipico della Lombardia, ma che cosa c'è in più che attrae? Io facevo della pittura informale e veniva eseguita con il bianco e con il nero. Poi non mi bastava e avevo l'esigenza di riappropriarmi dell'immagine, e da questi quadri informali fatti col bianco e con il nero sono apparsi dei paesaggi, anche riecheggiando un po' un certo romanticismo, e sono usciti questi paesaggi, fra virgolette, di neve, se vogliamo, ma lo scopo non era quello di rappresentare un paesaggio innevato, era quello di riappropriarmi di un'immagine che partiva da soggetti informali fatti col bianco e con il nero. E probabilmente questa forte riconoscibilità che sta intrigando il pubblico di chi ti segue. Sì, perché l'addetto ai lavori vede benissimo questa performance, no? Che ha dietro di sé l'esperienza dell'azione Penti, piuttosto del materico, piuttosto del gestuale. Si vedono proprio nelle collature. Sì, beh, certo, però alla fine io voglio, attraverso queste esperienze, raggiungere l'immagine. Quindi è un processo a ritroso. Inverso, ti è partito dall'immagine per arrivare all'astratto, tu dall'astratto torni all'immagine. Torno all'immagine, è questa un po' la definizione.